Ancora orrori sulla terra, ma il ritorno di mio figlio è giunto. In questo momento di grazia e di misericordia, accogliamo con umiltà e gratitudine le parole amorevoli della Madre Celeste, che con dolcezza materna si rivolge a noi, suoi figli amati. Con cuori aperti e animi desiderosi di consolazione, ci raccogliamo per ascoltare il messaggio di speranza e di amore che Maria, Regina del Cielo, desidera comunicarci. È con profondo amore e compassione che la Madre di Dio si rivolge a noi, offrendoci conforto, guida e protezione in questi tempi di tribolazione e incertezza. Che questo messaggio ci riempia di speranza e ci spinga ad abbracciare con fiducia il futuro. Leggiamo il messaggio. Cari figli, non perdetevi d'animo. Il mio Gesù è con voi e non vi abbandonerà mai. Riponete in Lui la vostra fiducia e la vostra speranza e sarete vittoriosi. L'umanità si sta dirigendo verso l'abisso spirituale ed è giunto il momento del grande ritorno. Mio figlio vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Cercate prima le cose del cielo. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Quando vi sentite deboli, cercate la forza nella preghiera e nell'Eucaristia. Non dimenticate, il diavolo vince quando siete lontani da mio figlio Gesù. La vostra arma di difesa è l'amore per la verità. Siate vigili. In Dio non ci sono mezze verità. Vivete in un tempo peggiore di quello del diluvio. Vedrete ancora orrori sulla terra. Una grande distruzione arriverà per mano degli uomini. Io soffro per quello che sta per accadere a voi. Fatevi coraggio. Pregherò il mio Gesù per voi. Andate in pace.